viene voglia di restare, anche se non ho più casa, anche se soltanto i sassi, dico questo è il mio paese. Tony Sant'Agata. Ci piace guardare a questo nostro grande concittadino con l'orgoglio di chi sente la vicinanza e l'appartenenza all'artista che nel 1975 vinse Canzonissima. Un cantautore conosciuto in tutto il mondo per avere venduto oltre 18 milioni di dischi. Lu Maritiel, Lu Prim Amor, Squadra Grande, Le Strascionette, Uva Uva, Padre Pio, solo per citarne alcuni, e realizzato, pensate, più di 6.000 spettacoli e concerti dal vivo. Ci piace pensare a Tony Sant'Agata come ad un artista che è riuscito a fondere la sua musica viva con argomenti culturali impegnativi e sempre attuali, ma soprattutto ci piace pensare a Tony Sant'Agata come ad un ottimo poeta, capace di esprimere con la forza delle sue parole e con i suoi versi armoniosi momenti e sentimenti unici ed importanti. Come non ricordare i bellissimi versi della sua canzone Vieni cara, siediti vicino, apprezzati da notissimi poeti e scrittori italiani? Mentre la nostra gente partiva per le grandi città del nord, infatti, nella speranza di un futuro migliore, lui già raccontava la vita nelle sue canzoni, quella vera, e invitava a riappropriarsi delle cose autentiche. Qui l'olivo inargenta l'inverno, qui l'estate rende biondo il frumento, qui riprendi la misura del tempo. Versi bellissimi che gli valsero il prestigioso premio del Paroliere, con 100 dei più qualificati giornalisti italiani che elessero a regina questa sua canzone, diventata anche la sigla della mitica trasmissione TV A come agricoltura. Ci piace celebrarlo allora proprio come un artista completo, uno di quelli che hanno fatto la storia della musica e dello spettacolo in Italia. Amato dalla critica e da un pubblico che da sempre dimostra affetto, soprattutto durante i suoi concerti dal vivo. Come non ricordare infatti i 20 minuti di applausi continui e la standing ovation tributatagli durante un suo concerto nel mitico Madison Square Garden di New York? E ci emoziona non di meno parlare di questo importante artista e della sua capacità di creare intorno a sé anche un ossequioso e rispettoso silenzio, quando con la sua voce penetrante e i suoi versi profondi riesce a trasformare nel cuore della gente la sofferenza in fiducia e la poesia in preghiera. La sua stupenda opera Padre Pio, Santo della Speranza, di cui ha scritto interamente testo e musica, suscitò infatti una generale commozione quando fu rappresentata in occasione della canonizzazione di Padre Pio. Nella Sala Nervi in Vaticano, Tony Sant'Agata cantò in quell'occasione e raccontò il Santo delle Stimmate con la collaborazione dell'orchestra e il coro del Conservatorio di Santa Cecilia in Roma, ma anche della banda della Guardia di Finanza, per un totale, pensate, di oltre 300 musicisti, ricevendo un'altra bellissima standing ovation. Da allora la canzone Padre Pio è diventata quasi una preghiera per milioni di devoti del Santo di Pietrelcina. Un artista completo, Tony Sant'Agata, che alla musica e alle canzoni ha saputo unire anche momenti importanti legati al cinema, dove, diretto dal grande regista Puppi Avati, ha rivestito spesso ruoli importanti in splendide opere. Come non ricordare infatti Il testimone dello sposo, film che gli fece ottenere il premio Ignazio Silone, quale attore rivelazione dell'anno. Autore, musicista, cabarettista, attore e cantante, sono tanti i settori in cui Tony Sant'Agata è riuscito a sviluppare la sua capacità artistica, portando e celebrando ovunque i sentimenti di questo nostro Sud. Non a caso, infatti, spesso è stato definito da importanti giornali ambasciatore della Puglia. Un ambasciatore partito da Sant'Agata di Puglia negli anni 60, con la laurea in tasca, con una valigia carica di sogni in una mano e nell'altra una chitarra, la sua voce. Negli occhi il ricordo dei vicoli del suo paese e nel cuore invece l'eco delle grida gioiose degli amici con i quali spesso da ragazzino amava tanto giocare a pallone. E di gol nella sua brillantissima carriera ne ha segnati molti il sant'agatese Antonio Morese, in arte Tony Sant'Agata, e non solo come cantante e musicista, ma anche come capocannoniere della Nazionale Attori, di cui è stato uno dei soci fondatori. A noi piace pensare in conclusione che il celebre artista Tony Sant'Agata, ovunque si trovi, ogni qualvolta
Canti i suoi versi, ancora oggi continua a riportare ai suoi occhi i visi degli amici dell'infanzia e i colori dei vicoli del suo paese natio, Sant'Agata di Puglia. E magari, chissà, nelle note del suo grande successo, Squadra Grande, qualche volta gli sarà capitato di risentire anche l'eco delle grida di gioia degli amici di una volta, sì, gli stessi con i quali da ragazzo giocava a pallone, voci lontane e grida che ancora continuano a spronarlo con il cuore gonfio di orgoglio: Va, Tony, va, segna, segna, fa gol! Grande Tony Sant'Agata.